Bentornati ragazzi, siamo su Skyrim, io sono Rohan come sempre, siamo rimasti qua. Dovevamo andare dall'oggia di Whitran a dire a, diciamo, scusate, a avvertire che il drago ha attaccato Helgen. Quindi la missione è questa, la quest. La storia di Ralof di Arthur mi ha chiesto di riferire all'oggia di Whitran dell'attacco del drago a Helgen e di chiedere al reggente di inviare i soldati per difendere Riverwood. Ok, come sempre andremo a conoscere un po' di persone. Allora, cominciamo da lui, Ben John trovato, Guerriero compatriota. Salute, cosa ti porta a Whitran? Nato. Sono qui in cerca di fortuna. Ah, dunque sei in cerca di oro. Non hai che da chiedere. A Whitran c'è una gran quantità di persone troppo grasse e troppo ricche per preoccuparsi di fare qualcosa da sole. Vivi qui? Proprio così. Qui c'è tutta la mia vita. Noi guerrieri nati siamo qui sin dall'inizio, insieme ai Manto Grigio. Le nostre famiglie sono molto unite, da generazioni. Ma la rivolta di Ulfric Manto della Tempesta ci ha divisi. Ora riusciamo a malapena a guardarci senza venire alle mani. Tutto ciò è triste e folle. Dicono che i draghi sono tornati a Skyrim. Questo è un problema davvero grave. Dove potrei trovare lavoro? Non so se accettano nuovi membri al momento, ma dovresti rivolgerti ai compagni. Sono nella loro sala, Giorvasco. Se con lavoro intendi impiegare la mia lama in una sanguinosa battaglia. Dove posso trovare da bere? Ah, ecco la domanda più importante di tutte. Hai bisogno della giumenta bardata? Cerca la vecchia Ulda, ti farà affogare nell'idromene. Ma attento al bardo. Mikael, strano succhialatte quello. Non ti piace, Mikael? Rovina la reputazione dei bardi. Noi Nord abbiamo una lunga tradizione di poeti guerrieri. Sono orgoglioso di farne parte. Mikael canta solo per l'oro e le attenzioni femminili. Disonora le nostre tradizioni. Ok, allora. Possa la tua spada essere acuminata. Andiamo da un Arrivo altro ancora io. personaggio. Andiamo Non lui. hai un bell'aspetto, Senso. Sigurd. Lavoro per Beletor, Ok, lui all'Emporio. non parla. Andiamo da Bergitte, C'è una guerriero frattura nato. qui a Skyrim che non può essere sanata né dalla magia né dal tempo. Hevigir Unslad è arrivato Ok, lei infine. non La parla. stagione interminabile. Una Carlotta vita Valencia. senza fine. La vita è già abbastanza dura con tutte le dichiarazioni che ricevo. Ma quel bardo è il peggiore. Ricevi molta attenzione da parte degli uomini? Non puoi immaginartelo. Metà degli uomini di Whitran si è dichiarata. Alcuni erano addirittura liberi. Non lo capiranno mai. I mazzi di fiori e le parole smielate non mi faranno di certo cambiare idea. Ora, tutto quello che conta è mia figlia Mila. Nessun uomo si metterà tra me e la mia piccola. Qualcuno ti sta creando problemi? Quel bardo Mikael finirà con una gola squarciata se continua a parlare così di me. L'ho sentito vantarsi alla giumenta bardata, diceva che mi avrebbe domato come un vero Nord, doma una cavalla selvaggia. E se parlassi a Mikael? Se vuoi, provaci pure. Ma dubito che ci sia qualcosa in grado di penetrare quella sua testa di legno. Ok, abbiamo una quest secondaria. Cos'è che vendi? Ciondoli, cianfrusaglie, cose di questo tipo. Vediamo un po', vabbè. Vediamo. Non ha niente, vabbè. La quest è questa. Discuti con Michele di Carlotta. Ricordati, Ma frutta e noi verdura fresche ogni andiamo a giorno. conoscere le altre Quasi. persone. Brenwyn. Non ho fatto nulla. Faccio Sei sempre ubriaco? il possibile. Ma diavolo, sono quasi sobrio. Ehi, alla giumenta bardata c'è questa bottiglia di birra argoniana. Roba buona. Prendimelo. Non si accorgeranno Non nemmeno che è credere, sparita. ma buona Dai! sfornate! Ti porterò quella birra, vecchio mio. Birra argoniana. Non vedo l'ora di assaporarla.
Un'altra quest ruba la birra argoniana, sempre secondaria. Tieni un pezzo d'oro. Oh, grazie. Che i divini ti benedicano. Ok, usciamo. Certo, Allora, come vuoi. con lei abbiamo parlato. Parliamo con lei, Fralia. C'è una frattura qui a Skyrim Oggetti e che non può minnolo in essere vendita, sanata realizzati dal nella miglior fabbro di Skyrim. Chi è il miglior fabbro di tutta Skyrim? Si vede che non sei di queste parti, altrimenti non faresti questa domanda. Mio marito Erland si occupa della Forgia Celeste a Gjorvaskor, la sala degli incontri dei compagni. Non esiste fabbro superiore a lui nei 9 feudi. Dovresti chiedergli qualcosa sul suo lavoro, del resto non parla d'altro. In realtà, ogni tanto parla anche di quei dannati guerrieri nati. I guerrieri nati? Guarda, non farmene parlare. Si danno un sacco di arie, come se fossero speciali. Certo, hanno molto denaro, ma sono tutte persone senza onore. Manto Grigio, ecco, questo è un nome di cui andare fieri. Le nostre radici sono a Whiterun. Noi abbiamo una storia. Allora facciamo così. Io Mio marito, faccio vedere dovresti l'altra stringa di chiedergli. In messaggio di... Dove realtà, ogni si tanto trova parla anche. Gervascor? Sali i gradini dal mercato e guarda sulla tua destra. Non puoi sbagliare. Ok. Cerca Allora. di avere cura di te. Guarda cosa stai combinando. Parliamo con Idolaf, guerriero nato. Possano quei manto grigio o guerrieri nati. Cosa? Hai qualche problema d'udito? Ti ho chiesto per quale fazione parteggi, se i manto grigio o i guerrieri nati. Non capisco. Sei da poco in città, eh? Whiterun ha due clan, entrambi antichi e rispettati. La differenza sta nel fatto che i manto grigio hanno voltato le spalle all'impero, mentre i guerrieri nati gli sono rimasti fedeli. Te lo chiedo di nuovo, manto grigio o guerrieri nati? Non ho intenzione di schierarmi. Prima o poi dobbiamo scegliere tutti da che parte schierarci. Lunga vita Ok, all'impero. la vediamo. Avulstein Manto Grigio e io eravamo ottimi amici da bambini. Se dovessi incontrare di nuovo quel traditore, lo sbatterò in cella personalmente. Allora, se non sbaglio, qui in questa casa qui c'è un fabbro. Con lei abbiamo parlato. Sei qui per parlare con una vecchia. Ci deve essere un f qui Parla ci deve fuori. essere un fabbro, ma non c'è. Vediamo dentro. È un fabbro, quindi andiamo di Ho conoscerlo. merci per tutti i gusti. Per qualsiasi Ok. cosa sono a tua disposizione. Ok, parliamo prima con lui. Benvenuto alla Vergine della Guerra. Non lasciarti ingannare dal nome. Abbiamo parecchie armi per gli uomini che amano combattere. Ok. Abbiamo sia armi grandi che piccole. Mazze, pugnali e cose di questo tipo. Chi forge le tue armi, le tue corazze? Adriano, la sua forgia si trova all'esterno. Si chiama Vergine della Guerra, in suo onore. È il soprannome che le diede suo padre da piccola. Da quanto ho sentito dire, si dilettava con le spade già allora. A ogni modo, le nostre merci sono resistenti e i prezzi onesti. Cosa si può volere di più? Chi è che comanda Whiterun? Lo Jarl Baldruf il Grande è un uomo rispettabile. Non ha mai fatto del male a me o alla mia famiglia. Scommetto che sta attraversando un periodo difficile, con la guerra e i draghi. Ma Baldruf è un vecchio Nord tenace. Saprà superare questo momento. Cos'è che vendi? Dai un'occhiata. Vediamo, vabbè, non abbiamo, vediamo oro, ok, 1000 di oro. Cos'ha? Vediamo un po'. Arco da caccia. C'ha le mazze, no? No. Che cavolo era? Mazza d'acciaio. No, abbiamo. Che ca... perché non fa? Spade, elmi, un po' di tutto per No, soddisfare abbiamo le tue mazza esigenze. d'acciaio. Ne abbiamo una. Ti vendiamo mazza di ferro, vendiamo.
E compriamo una mazza d'acciaio. Ok. Ma qui lasciamo perdere. Qua cosa c'è? No, niente di importante. Su vari abbiamo i grimandelli. Vabbè, lasciamo perdere. È un piacere fare affari con te. Dove è andata la lei? Eccola qui. Non affermo certo di essere il miglior fabbro di Whiterun. Quello è un onore che spetta a Orland Manto Grigio. Il suo acciaio è leggendario. Io chiedo solo di avere una possibilità. Ha incontrato mio padre. È il sovrintendente di Dragonreach. Che cosa mi sai dire su Whiterun? Molte cose. A parer mio non ce la passiamo male. Chi ha voglia di lavorare raramente soffre la fame. La città è governata dallo Jarl di Dragonreach. La fortezza è laggiù, su quella collina molto alta. Ma a te probabilmente interessa in particolare Jorvascor, dove si ritrovano i compagni. Le loro gesta sul campo di battaglia sono leggendarie. Hai bisogno d'aiuto nella forgia? A dire il vero sì. Che ne dici di forgiarmi un pugnale di ferro? Ecco tutto quello che ti serve. Avanti. Ok, abbiamo sbloccato un'altra quest. Quest sempre secondaria. Abbiamo creato un pugnale. Ci levi di torno. Ma attenzione. Ok. Usciamo, ma non lo creiamo adesso il pugnale. Qui ci sono altre persone con cui potremo. Andiamo qui. Conosciamo questo magari. Ci sono due persone, mi sa, qua che danno. Fanno cacciano, ecco. Mi sta uscendo la parola. Ok. Salute a te, amico Nord. Perché? Sei qui in cerca di attrezzi per la caccia? Perché il cacciatore è ubriaco? È una domanda che mi fanno in molti. Mio fratello Anoriat e io l'abbiamo scelto una notte dopo aver consumato una grande quantità di idromele. Dopo aver bevuto, siamo andati a caccia sotto la luna piena. Ci siamo divisi. Mio fratello era piuttosto alticcio e mi ha scambiato per un cervo. Mi ha scagliato una freccia che si è conficcata nel mio... di dietro. Dopo quell'avventura, avevamo capito di aver trovato il nome per la nostra bottega. Con chi devo parlare per un lavoro? Prova con Ulta, la locandiera alla giumenta bardata. Si trova lungo la strada, vicino al mercato. Dovresti chiedere anche a Dragonreach. C'è un gran via vai in questi giorni. Jarl e il suo sovrintendente potrebbero aver bisogno di una mano. Cose che vendi? Arco e frecce per il grande cacciatore. Vediamo un po'. Allora. Che poi c'è un arco, mi sa. L'arco lungo che fa schifo. Lo vendiamo. Compriamo l'arco imperiale. Vediamo un po'. Arco lungo. Facciamo arco imperiale. Quello normale però. Beh, frecce ce n'ho, penso. Cibo non mi serve qua. Vestiario, cose basilari e niente. Grazie mille. Andiamo da lui. Hai l'aria stanca. Perché non te ne... Vieni spesso nel distretto okay, delle nuvole. Parla. Ma che sto dicendo? Andiamo da lei. Certo che no. Lama e ombra, silenzio e morte. Lei è un mercenario, eh. Per una piccola somma posso realizzare per te un capolavoro. Sei un mercenario? Io sono un artista che dipinge in colore rosso sangue sulla tela della vita. Comunque sì, sono disposta a combattere in cambio di denaro. Dopotutto, a cosa serve creare un'opera d'arte se non rimane nessuno in vita per ammirarla? Già, magari un'altra volta. Torna qui se dovessi cambiare idea. Come ho già detto nel video precedenti, ragazzi, non assolderò un non un mercenario, ma... diciamo un seguace che mi verrà dato dopo la quest che faremo su di Whiterun. Quindi allora, questa è la ragazza. Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Andiamo con lui. Migliori appena cacciate nella foresta. Hai ucciso questi animali tutto da solo? Oh sì, andare a caccia è la mia grande passione. È per questo che io e mio fratello abbiamo aperto una bottega dove vendiamo articoli per la caccia. Si chiama il cacciatore ubriaco. La troverai vicino al cancello principale. Lui si occupa della bottega, mentre io ho questo chiosco. Ok, allora. Buona caccia. Ragazzi, allora chiudo qua il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace o iscrivetevi se volete.
Mi scuso se non abbiamo combinato quasi un cavolo in questo episodio, ma volevo farvi conoscere, diciamo, l'agente di Whitehall. E ancora manca altra gente, quindi ci vediamo al prossimo episodio, verrà subito. Quindi statemi bene, ciao a tutti.